Gli incursori sono marinai raggruppati in uno speciale reparto della Marina Militare, particolarmente addestrati a svolgere azioni insidiose d'assalto effettuate da nuclei di pochi elementi. Sono tutti militari professionisti capaci di affrontare con il minimo preavviso le missioni più rischiose e impossibili. Ogni anno circa 250 volontari chiedono di entrare nel Komsubin, cioè nel raggruppamento subacquei e incursori Teseo-Tesei. La selezione è durissima e alla fine del corso base di 16 mesi solo una quindicina supereranno le durissime prove. L'addestramento che l'incursore riceve è infatti duro e selettivo e nei successivi 20 mesi diventerà prima un perfetto sommozzatore e successivamente un abile rocciatore e paracadutista. Dovrà quindi essere in grado di impiegare tutta una gamma di armi individuali e collettive e di svolgere azioni di demolizione con impiego di cariche esplosive in superficie e in ambiente subacqueo. Apprenderà inoltre le tattiche del combattimento ravvicinato e forme particolari di lotta individuale. Dopo 3 anni l'incursore è finalmente formato e da quel momento parteciperà ad una serie continua di esercitazioni in ogni ambiente e situazione di luce e di tempo per mantenere la massima efficienza e capacità di assalto. Assisteremo ora ad una di queste esercitazioni. Vengono scelte le armi più idonee al tipo di operazione. Gli uomini del Komsubin hanno a disposizione una grande varietà di armi individuali e collettive molto sofisticate. Con a bordo gli incursori si dirigono verso la zona d'operazione. 3 sono i team impiegati. Un team navale con funzioni di distruggere i punti vitali dell'obiettivo. Un team costiero che dovrà fornire il necessario supporto di fuoco al team navale durante tutta l'operazione. E un team nuotatori che avrà il compito di rendere inutilizzabile un'unità navale alla fonda nella base nemica. Un sommergibile è già in agguato nelle immediate vicinanze dell'obiettivo, pronto a rilasciare il team dei nuotatori. La missione che questi uomini devono assolvere richiede iniziativa, decisione, grande resistenza fisica e vaste conoscenze generali degli ambienti operativi. Gli elicotteri si stanno avvicinando alla zona del lancio. L'SH-3D con a bordo il team costiero si separa per portarsi in una zona di terra favorevole all'elilancio. Gli uomini del team navale sono pronti al rilascio. Vengono prima lanciati gli involucri contenenti i battelli pneumatici autogonfiabili, poi è la volta degli incursori. Infine verranno lanciati gli involucri ermetici contenenti le armi. Tutte queste operazioni si svolgono sempre nel cuore della notte e con ogni situazione climatica e meteorologica. In questo caso abbiamo preferito farle vedere di giorno per una più facile lettura. Da questo momento inizia la vera azione dei nuotatori. Il nemico è certamente in ascolto. I nuotatori dovranno raggiungere la nave nemica con la massima circospezione.
all'interno dell'altro SH-3D ci si sta preparando al lancio con il paracadute. Via. Ad uno gli incursori del team costiero si lanciano nel vuoto con la tecnica della caduta libera. Inizia l'avvicinamento verso la base nemica, che sarà raggiunta da due versanti diversi, dal mare, dal team navale, e da terra, da quello costiero. La nave nemica è tranquilla nella sua base. Sono stati presi tutti gli accorgimenti per rendere la baia il più possibile protetta, ma gli incursori, nuotando occultamente, sono riusciti a violare gli sbarramenti subacquei. Sono già sotto la chiglia e s'accingono a posizionare la carica mortale. Nella base nemica, un deposito di combustibili, le sentinelle montano la guardia, ignare di quanto sta avvenendo più sotto di loro. Il momento dell'avvicinamento è delicato, perché entrano in gioco situazioni di tensione psicologica molto forti. È indispensabile che ogni uomo sia dotato di un notevole autocontrollo. I nuotatori ispezionano la zona per trovare il miglior punto di posizionamento delle cariche. L'asse dell'elica è certamente uno dei punti più sensibili. Il suo danneggiamento comporterà un lungo periodo di inutilizzazione della nave. Questa operazione è giocata sull'effetto sorpresa, nella sua globalità di tempi, modi e spazi d'esecuzione. Per poter compiere simili missioni è necessario studiare tutto al dettaglio, fin nei minimi particolari. Niente può essere tralasciato. Il gruppo appoggio avrà il compito di proteggere le spalle al team navale una volta che questo sferrerà l'assalto. È per questo che il gruppo appoggio deve guadagnare un punto elevato dell'isola da dove potrà tenere la situazione sotto controllo. Più sotto, gli uomini del team navale stanno superando il muro che cinge la base nemica. Il gruppo appoggio ha raggiunto la posizione prevista, da dove può coordinare la contemporaneità delle azioni di fuoco. Il minamento si è concluso. I nuotatori si allontanano cautamente per raggiungere il sommergibile che li attende. Dopo
aver eliminato le sentinelle, gli uomini continuano ad avanzare verso l'interno della fortezza. Sono gli ultimi istanti prima del colpo di mano vero e proprio. La tensione è al culmine. Squarcia la nave. Dopo aver minato con cariche a tempo il deposito combustibili e il bunker con la batteria costiera, gli incursori del team navale si ritirano protetti dal fuoco del gruppo appoggio. Il team costiero abbandona la scena dell'azione, lanciandosi a corda doppia da ripidi strapiombi. Gli uomini del team navale vengono recuperati dagli elicotteri, mentre quelli degli altri due team verranno raccolti rispettivamente dal sommergibile e dai battelli pneumatici. L'incursione si è conclusa con il successo dell'operazione, ma altre missioni, sempre più impegnative, attendono questi uomini. Missioni diverse l'una dall'altra per mezzi e tecniche impiegate, ma i veri protagonisti restano sempre loro, gli incursori della Marina.